In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio Book Sprint Edizioni, diamo il benvenuto, ma soprattutto il buongiorno a Photos Fabio Tica. Faccio Ciao, bene. Benvenuto. Faccio bene. L'impatto finale. Il tuo è un romanzo fantasy molto avvincente e forse potremmo dire anche variopinto, perché accadono veramente tantissime cose. Io prima ti ho detto, hai davvero una fervida immaginazione, e lo credo davvero. Ma quello che più colpisce del tuo libro sicuramente è la copertina. Sì, praticamente la copertina è una foto che è stata fatta anni fa nella mia parrocchia. Praticamente le spiego un po' perché questa copertina e che c'entra con il libro. Non è un libro tutto religioso. Praticamente, se vedete qui in alto, c'è l'immagine della Madonna. Esatto. Non entriamo nel particolare del miracolo, perché non lo è. Però la Madonna è la madre della Chiesa e la madre di tutti i viventi. Ci accompagna sempre. Qui in basso c'è la figura di un frate cappuccino, e l'immagine della guida per ogni persona è guida della Chiesa. La bambina sotto praticamente non solo rappresenta tutte le bambine, sì, ma anche la nostra fede, che ha bisogno di una guida. La madre, anche se non la vediamo, perché non tutti abbiamo il dono di vedere la Madonna, di vedere Gesù, però la madre nostra è sempre al nostro fianco, anche quando non le vediamo. E ci siamo basati nel Vangelo di Gesù, dove disse nella croce, guarda Giovanni, lei è tua madre. E a Giovanni dice, lei è tua madre. Quindi per fede abbiamo avuto questo dono direttamente da Gesù. All'interno del libro è un linguaggio molto semplice, perché io non potendo fare un linguaggio diciamo, anche perché difficile. Ricordiamo, sì, che tu sei straniero, sei qui da 16 anni, mi dicevi, sì, parli benissimo italiano. Sì, ho detto, se non avessi saputo, perché mi era stato detto, avevo letto che eri di origine albanese, non avrei mai detto, pensavo, sì, fossi italiano. Quindi il libro è in certo senso è adatto a tutti, anche il personaggio principale è Davide, un ragazzo come tutti quanti, che dopo aver compiuto l'età maggiorenne trova un po' di difficoltà nell'accettare, sì, le critiche dei genitori, a vivere secondo le regole dei genitori. È un ragazzo ribelle. Quindi fa una vita spericolata con gli amici, torna tardi la sera, quindi preoccupa i genitori, ma soprattutto la mamma, diciamo. E Davide poi dopo va a trovare il nonno. Il nonno gli racconta di una storia che a lui gli è capitato, quindi nella sua vita, che vede i demoni. Davide in quell'età non riesce a comprendere, certo, e quindi pensa che il nonno avrà allucinazioni. Certo. Poi dopo al rientro a casa ha avuto un incidente. Quindi anche lui poi dopo inizia a vedere i demoni, scappa dall'ospedale e vive per pochi giorni, 5 giorni, sotto un ponte. Di lì torna ancora, prende la strada di ritorno a casa, incontra una famiglia povera con i camper che gli danno i primi aiuti, i vestiti e da mangiare, perché lui da giorni era sfinito, diciamo. Sì. E invece di tornare a casa entra nel convento dei Cappuccini anche per confessarsi con il parroco per questa sua situazione. Fa un'esperienza con i frati Cappuccini e poi da lì inizia a terminare i suoi studi. Si laurea, poi dopo fa anche un master, ma rimane disoccupato, come anche sua fidanzata e i suoi amici laureati, che non trovano più lavoro in questo benedetto paese, diciamo. Dopodiché lui prende questa iniziativa così, entra in politica, fonda un partito, vince le elezioni fino a diventare premier.
diventa premier, quindi con l'aiuto di Dio, diciamo, e anche dei, sì, dei contribuenti, ecco, cambia il paese, cambia i diritti, cioè, diciamo, il diritto di operaio, del lavoro, e quindi la vita di Davide è fatto di politica praticamente. Certo. Poi da lì vede un sogno, e dopo questo sogno ne crea un bunker sotterraneo, dove ha avuto il messaggio di portare tutta la popolazione. Diciamo, i primi due giorni la gente ha iniziato, ha sopportato, poi dopo i due giorni la gente le ha detto: ma questo qui è, diciamo, sì, è un po' matto. Esce da questo bunker e succede quello che lui, diciamo, aveva già ricevuto come messaggio da un angelo. Praticamente il mondo che vediamo oggi non c'è più, ecco, perché l'uomo cerca di distruggere in ogni modo, anche nell'ambiente, come oggi vediamo, in tutti i modi, sul petrolio, sull'inquinamento, in tante cose. Sì. Davide praticamente rimane con poche famiglie dentro il bunker. Poi dopo 10 anni esce a guardare un po' la terra, se, se l'aria è ancora respirabile o se la vita ancora può ospitare l'uomo. E ne scopre, vede un miracolo, cioè rimane, diciamo, sopraffatto che le chiese, uniche strutture rimaste intatte. E in queste chiese c'era gente che viveva benissimo. Poi lui da lì parte, incontra, ultimo pensiero che aveva, di incontrare, di vedere se il Papa è ancora vivo. Incontra anche il Papa, la radio, diciamo, l'aria non era inquinante nel santuario, e poi fa il ritorno portando le lettere dei bambini, le lettere dei adulti, dei parenti, sì, e poi fa anche la benedizione papale, diciamo, alla fine. Il libro, come ho già detto prima, è stato parcheggiato nel 2012 nel computer in un angolo. Poi per caso, diciamo, il caso non esiste, ho visto l'immagine intervista di Vito Pacelli e disse: vabbè, a questo punto io lo mando. E la risposta è stata, diciamo, veloce, e grazie a Booksprint, diciamo, ho potuto avere questo libro tra le mani. È una cosa bella, assolutamente, soddisfazione. Sì. È un sogno che si realizza, potremmo dire, anche perché all'interno del libro tu veramente parli di quella che è la tua immaginazione, ma di quelli che sono anche i tuoi sogni, in, esatto, qualche modo. Sì, 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 sì. Quindi io immagino il mondo in un certo modo e lo metto nero su bianco. È un po' come se realizzassi in qualche modo, tra virgolette, anche quella che è la mia immaginazione. E a chi si rivolge principalmente questo libro? Il libro, il romanzo, si, diciamo, è rivolto a tutti, però essendo un peccatore, il mio sogno è che se qualcuno avrà l'opportunità o il desiderio di leggere, dico: guarda amico, guarda fratello, guarda sorella, che Dio è centro della vita, Dio perdona, Dio aiuta, e quindi abbiamo tutti una sempre la seconda possibilità, diciamo, di fare qualsiasi cosa, il lavoro, nel matrimonio, nello stato in cui una persona si trova, di vivere liberamente, diciamo, modo giusto, ecco, questo, esatto, perché c'è anche modo sbagliato e c'è modo giusto, quindi non affrettare i tempi. Qui nel libro io parlo anche di persone che sono in carcere. I carcere per me sono un santuario dell'uomo, perché fanno rieducare l'uomo. Anche loro hanno avuto la possibilità, con Davide che diventa premier, di essere rieducati, ma anche di lavorare dentro al carcere, quindi avere un mestiere che dopo possono essere liberi di lavorare, non condannati a vita. Quindi è un pensiero un po' universale, sì, verso tutti.
Grazie mille Fotos Fabio Tica per essere stato con noi. L'impatto finale, un romanzo, un fantasy molto avvincente, ma soprattutto che tiene sempre come fulcro al centro di ogni cosa Dio, come deve essere nella vita di ognuno di noi. Grazie. Grazie, pace e bene.